Il passaggio dal metodo retributivo al metodo contributivo nel calcolo delle pensioni ha molto di più responsabilizzato i lavoratori, soprattutto all'inizio delle loro carriere lavorative è molto importante che versino i contributi in modo continuativo, perché questi avranno un ruolo determinante nella formazione della pensione futura, cosa che non avveniva invece nel caso del metodo retributivo, che assegnava molto importanza agli ultimi salari percepiti nel corso della vita lavorativa. Questo aspetto quindi diventerà sempre più importante con il rafforzamento della componente contributiva nel calcolo delle pensioni, e mi auguro che sia tra l'altro questa anche la strategia di uscita da quota 100. A seguito anche della crisi del Covid noi avremo più ricollocazione, cambiamenti di lavoro per molte persone, soprattutto agli inizi della loro carriera lavorativa, avremo un problema molto serio, lo stiamo avendo, di lavoro temporaneo. Quindi è davvero importante che le persone, soprattutto i giovani, abbiano consapevolezza previdenziale, quindi capiscano davvero quanto stanno accumulando, mettendo da parte attraverso il sistema pubblico di fatto per la loro vecchiaia, e quindi quanto, se possibile, debbano cercare di integrare con forme di previdenza complementare. Questa consapevolezza in questa fase, soprattutto alla luce anche della pandemia, è particolarmente importante.